Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Siamo qui in diretta dalla capanna di zio Tom. è una gioia essere con voi. Questa mattina siamo stati dal mio carissimo pastore Peppe Platano a Sassari, dove abbiamo avuto una bellissima mattinata e ho fatto una piccola introduzione di quello che avremo visto questa sera riguardo al perdono. E quello che vedremo questa sera è il perdono, il perdono. Siamo in partenza, prima di passare allo studio. E martedì sera vado a prendere la nave, poi da lì arrivo a Genova. Da Genova andremo a Piombino per prendere la nave a Elba, dove faremo 2 serate strepitose. Dopodiché di nuovo prenderemo l'aereo da Pisa, andremo da Elba fino a Pisa, per prendere l'aereo con scalo a Roma verso Napoli e faremo la serata con tutti gli studenti di Napoli. Dopodiché il giorno dopo prendo il treno e andiamo a Roma con tutti gli studenti di Roma e il giorno dopo, presto al mattino, partiamo per questo bellissimo viaggio che ci aspetta nella amata Sicilia, in Catania, che è un sacco di tempo che non vado lì. Ringrazio a tutti gli amici di Catania che ci mandano. Vogliono delle informazioni in privato e sarà l'incontro dal pastore Sergio, incont Sergio no, incontro no, quello è meglio perderlo, da Sergio Recupero e da lì sarà al mattino e al pomeriggio, mattinata e pomeriggio, e parleremo sulla la liberazione. Sia della dipendenza, della paura, della depressione. Per quello, se ti trovi in una situazione del genere, non perderti questo evento se sei nella zona di Catania, perché veramente vedremo delle cose bellissime per la gloria di Dio. Sarà alla mattinata, ci sarà la celebrazione dove cominceremo con parte di questo studio che faremo riguardo alla liberazione e poi faremo una pausa pranzo e tutti insieme riprenderemo verso le 3. E con la seconda e ultima parte di questo evento faremo dalle 3 alle 5, soprattutto con delle parti pratiche per chiudere delle porte e andare all'area della liberazione. Se in zona ti trovi con la figlia di Dracula o di Frankenstein, portala perché sarà un evento adatto per loro. Bene, e senza preamboli andiamo allo studio di questa sera che è il perdono. Il perdono. È uno studio che mi stavano chiedendo già da un po' di tempo e che è fondamentale per noi credenti comprendere l'importanza del perdono. Il perdono è quello che ci libera, il perdono è il motivo per il quale Cristo è venuto sulla terra, per perdonare i nostri peccati. E Dio vuole che perdoniamo perché in realtà molti non ci rendiamo conto che quando tu non perdoni, tu sei schiavo, non solo ti hanno rovinato il futuro, ma ti continuano a rovinare il presente e ti rovineranno anche il passato, il presente e anche il futuro. Ma la cosa più triste è che tu ti sfoghi con le persone che ami, questo è il problema. Quando ti sfoghi con le persone che ami, che non c'entrano niente ed è tutto un lavoro inconscio, sei nel laccio del diavolo, questo non vuol dire che sei in peccato, sei stato vittima di qualcosa di negativo e non volendo perdonare ti trascini quel dolore nel tuo inconscio, nella mente, sfogandoti con le persone che non se lo meritano. Per quello quanto è importante perdonare, comprendere il perdono e come perdonare. Vedere i benefici del perdono. Per quello questo è uno degli studi più importanti che noi dobbiamo approfondire e capire soprattutto, perché in questo mondo è facile essere ferito, soprattutto quando non ci rendiamo conto che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, che non è la persona che è a fianco, ma è l'influenza che è dietro la persona che è a fianco, o l'influenza che noi abbiamo senza renderci conto. E questo lo vediamo quante volte l'ho spiegato con Pietro. Pietro non si rendeva conto che c'era l'influenza del diavolo sulla sua vita e cercava di sviare a Gesù Cristo dal piano perfetto in quanto alla volontà di Dio. Dio non permetta, questo non accadrà mai. E si è accucato un bel Satana. Vada retro, Sandokan, tu non hai senso delle cose degli uomini, ma tu hai, non hai senso delle cose di Dio, ma hai senso delle cose degli uomini. E ora,
andiamo a capire meglio il concetto del perdono, ma soprattutto come applicarlo alla nostra vita e capire se noi dobbiamo perdonare. E voglio riprendere con il versetto con il quale ho cominciato questa mattina, un versetto, voglio riprendere o voglio cominciare con questo versetto, che è uno dei momenti più commoventi della Bibbia, che è il perdono di Giuseppe verso i suoi fratelli. Ora, il contesto lo sappiamo, Giuseppe viene tradito, a Giuseppe stava andando tutto alla grande, Giuseppe era un ragazzino viziato, non era colpa sua, è stato suo padre che lo ha viziato, ha fatto preferenze di fronte ai suoi altri fratelli, lui aveva una veste di tanti colori e i fratelli già non riuscivano a vederlo. E in più il padre che dava dei doni al di sopra dei suoi fratelli, non era un amore equo quello che lui aveva per Giuseppe e questo non faceva altro che creare più tensione tra i suoi fratelli. E erano tempi diversi di oggi, dove fare fuori qualcuno era parte della vita, era la legge del più forte quella che prevaleva, e questo amore differenziato tra Giuseppe e i suoi fratelli ha fatto sì che i fratelli, come ho detto prima, lo odiassero di più. E capita a volte che uno, non avendo la pienezza dell'amore di Dio, e avendo sbagliato con i primogeniti, poi cerca di sistemare con gli altri. La cosa bella è che quando tu hai Dio, tu puoi avere un amore equo ai tuoi figli e trasmettere un amore equo senza creare rivalità tra di loro. Sapete quante volte ho dovuto fare delle amministrazioni dove c'era questo odio verso un fratello perché si è sentito meno amato e per la differenza che facevano i genitori tra un fratello e l'altro. Quanto è importante che noi genitori sappiamo amare in modo equo i nostri figli, senza fare preferenze. Ma andiamo direttamente alla parola e andiamo a vedere questa affascinante storia, il momento dove Giuseppe viene a perdonare i suoi fratelli, dove viene il momento del perdono. In Genesi capitolo 45, versetto 1, dice: allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: fate uscire tutti della mia presenza. Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo. Ora, immaginate il cuore di Giuseppe. Lui amava i suoi fratelli, i suoi fratelli lo hanno tradito per invidia, lo volevano anche uccidere, come ho detto prima, tutto stava andando alla grande, lei cantando con la sua veste nuova, non si rendeva conto, lui aveva sogni di Dio ma non sapeva gestirlo e non faceva altro che creare più tensione tra i suoi fratelli. E questa tensione è arrivata al punto dove decidono di ucciderlo. Ucciderlo perché era un ragazzo che veniva e raccontava assolutamente tutte le cose cattive che i suoi fratelli facevano. E allora più di una volta si hanno preso delle bastonate da parte del padre a motivo delle soffiate che faceva Giuseppe. E quando già erano fino qui, cercano di ucciderlo, lo buttano in un fosso, c'era il fratello maggiore che lo salva, ma comunque viene venduto come schiavo. E c'è tutta una vita in discesa, da essere il favorito dal padre, a un certo punto, boom! E quanto è importante essere sempre afferrati a Dio, perché anche se le cose possono andare in discesa, quando tu sei afferrato a Dio, Dio ti fa salire. E da lì sappiamo la storia, lui finisce a casa di Potifar come schiavo, il favore di Dio era su di lui, lui non entra in compromessi, non va a letto con la moglie di Potifar e per la sua integrità finisce anche in galera. E poi a un certo punto, boom, Dio lo innalza. E si pensa che sono passati 14 anni più o meno da quando è stato tradito a quando lui diviene il secondo del faraone, che sposa una delle figlie del faraone, ne aveva dei figli, e quando tutto sembrava vento in poppa, ecco che viene a bussare il suo passato, perché il passato verrà a bussare alla tua porta e tu dovrai essere pronto. Ma se confidi in Dio, Dio ti farà essere pronto a quel momento quando tu dovrai affrontare quelle persone che ti hanno tradito, che ti hanno fatto del male, o la persona alle quali tu hai fatto del male, perché c'è un'opportunità per sistemare nella vita. E che ne sai se Dio non vuole prepararti per mezzo di questo messaggio per quell'evento che dovrai affrontare, dove veramente dovrai chiudere con il tuo passato? Se tu non chiudi con il tuo passato, se tu non perdoni, sai che c'è un passo che dice che tutte le cose vengono alla luce,
Alcune vengono a luce qui sulla terra, altri verranno il giorno del giudizio. E ora io mi sono chiesto, ma perché alcune cose nascoste nel cuore delle persone, alcuni giudizi non vengono qui sulla terra e si deve aspettare fino al giorno del giudizio per far pagare il male che hanno fatto alcune persone? E ho sentito una risposta nel cuore, perché il mio popolo non perdona. A volte Dio lo dice, mia è la vendetta, e nel Nuovo Testamento è sotto la grazia, ma lui dice non fate la vostra vendetta, perché Dio ha detto mia è la vendetta. E ora Dio ti dice di perdonare, ma questo non toglie il fatto che lui, sua è la vendetta. E ora io perdono per amore a Dio, ma Dio è un Dio giusto e Dio paga ciascuno secondo le sue opere. E ora quando io perdono può venire alla luce il male che è stato fatto, ma se io non perdono, Dio a motivo della mia chiusura e mancanza di obbedienza deve aspettare fino al giorno del giudizio per far pagare a quella persona che ti ha fatto del male. E se poi siamo fratelli in Cristo, nessuno paga, perché tutti siamo stati perdonati per il sangue di Cristo. Questo non toglie il fatto che ogni azione porta una conseguenza. E questo lo vedremo anche in questa lezione, affinché che questo ti possa aiutare a veramente perdonare. Ma torniamo all'evento di Giuseppe, quando lui si trova con i suoi fratelli e alzando la voce, piangendo, alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono e l'udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe, mio padre vive ancora. Ora nota, questo è il momento dove lui si svela: io sono Giuseppe, mio padre vive ancora. Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza, atterriti, erano impauriti. Versetto 4, Giuseppe disse ai suoi fratelli: vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello. Guarda come ormai aveva perdonato, vostro fratello. Lui era in lacrime, nutriva tutto un amore perché era riuscito a perdonare quei fratelli. Vostro fratello che voi vendeste perché fosse portato in Egitto, ma ora non vi rattristate né mi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché sottolineo questo, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. No, non ho capito. Allora, Dio mi ha mandato. Dio, non siete voi che mi avete venduto, non siete voi che mi avete buttato in una fossa, è stato il piano di Dio per salvare la vostra vita. E ora tu non ti rendi conto che molto di quello che accade nel passato è molto di quello, sembra che non ha senso, sembra ci sono cose che non puoi capire nel presente, ma che con il perdono tu puoi capire nel futuro. Arriva il momento dove tu riesci a capire tutto il quadro perfetto di Dio. Quando lui è stato venduto, le mancavano dei pezzi del puzzle per comprendere il piano di Dio che lui stava passando. Era una piedina importante. E quante volte abbiamo ricevuto delle profezie che sembrano che non si adempiano, ma mancano dei tasselli che tu non riesci a comprendere. Quando i tuoi fratelli ti hanno tradito, quando ti hanno voltato le spalle, quando il pastore ti ha trattato male e ti ha umiliato di fronte alla comunità. Senti, sai quante storie ne sento di quelle? Tu sai quante storie ne sento di quelle? Oh, lì, a Catania sai quante mi hanno raccontato di quelle storie? Guarda, mi viene voglia di fare delle testimonianze di come alcuni ministri trattano le pecore, ma stai tranquillo che Dio è un Dio di giustizia e Dio ti farà giustizia di tutto quel male che tu hai vissuto. Perché non cascare nella trappola delle bugie, de perché uno è l'unto, può trattarti come se tu fossi un cane. No, non è vero. Saul era unto, il re, e è finito pieno di demoni, perché ha disprezzato Davide. Davide, uomo con il cuore secondo Dio. Per quello la cosa importante è che tu sappia perdonare chiunque ti abbia fatto del male, sia dall'alto o sia dal basso. Qualunque siano le persone, Dio ci chiama a perdonare. Ma guarda quello che continua a dire Giuseppe e dice: poiché Dio mi ha mandato prima di voi per conservarvi in vita. È Dio che mi ha mandato. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altre 5. Ok, guarda questo. Lui dice: c'è la carestia e ne mancano altri 5. Ci saranno altri 5. Ora, interessante che lui dice: non fosti voi
che mi ha mandato, cioè è Dio che mi ha mandato. Ora, guarda questo, lui capiva, ha capito il passato, che quando quel passato era il presente non aveva senso, quando i fratelli lo stavano vendendo non aveva senso, mentre lui supplicava di per favore non vendetemi, non lasciatemi nelle mani di questi mercenari, e lui piangendo gridava e la carrozza se ne andava e lui urlando e tutto quello rimasto nell'inconscio dei suoi fratelli, per quello erano pieni di terrore quando lo videno. Perché tutte quelle immagini tornarono in mente, ma lui era cambiato, lui aveva riuscito a perdonare. E quando arriva il momento, lui aveva capito il passato e capiva il futuro. Ora, con i sogni, lui capiva il futuro. Quanto è importante capire il futuro, perché lo Spirito Santo dice che ci è stato dato per comprendere le cose a venire. Vuol dire che Dio vuole che tu comprenda le cose che stanno per succedere nella tua vita, il destino della tua vita, la chiamata di Dio, dove Dio ti sta portando, ma allo stesso tempo tu devi capire il tuo passato. Giuseppe era arrivato al punto dove riusciva a capire il futuro che mancava e che stava per arrivare, ma soprattutto il passato. Molti non capiscono il passato, molti voltano la pagina del passato e non ti rendi conto che il tuo passato ti connette con il tuo futuro e che era necessario che loro lo tradissero. Ma lui si rende conto che non erano loro e la loro cattiveria, è stato il piano di Dio che ha utilizzato loro per portarli dove si trovava, nel presente. Qual era il suo presente? Era 100.000 volte più grande di quel passato felice che lui ha avuto prima di essere tradito. Lui era il numero 2 della potenza mondiale più grande di tutta la terra in quei tempi. Ed essendo il numero 2, lui aveva il potere di decidere quello che voleva. Qualunque cosa lui diceva, quello succedeva. Qualunque cosa decretava, quello accadeva. Il controllo totale, Dio lo aveva innalzato sopra la potenza mondiale numero 1 di quei tempi. Oh mio Dio! E allora, vedendo i suoi fratelli, che cosa faresti tu se ti trovi con colui che ti ha fatto del male nel passato? Riusciresti a leggere il passato? Lo riusciresti? Cioè, avresti la capacità? Perché è bello vedere il futuro, ma che riuscire a leggere il passato? Questo è qualcosa che spesso non si parla, io non ho mai sentito parlare di questo, imparare a leggere il passato. Beh, lui ha dovuto imparare a leggere il passato e capire che non sono stati i suoi fratelli, che era piano di Dio, ma che lui aveva bisogno della malvagità di quei tempi dei suoi fratelli per poter portarlo a un futuro che avrebbe salvato lui e i suoi fratelli e tutte le migliaia di vite che erano intorno a lui. Forte, no? Guarda questo. E dice... Versetto 7, ma Dio mi ha mandato prima di voi, Dio mi ha mandato prima di voi, che bello, Dio, qua, no, guardami qua, quanti vogliono essere inviati, vuoi essere inviato, a volte ti mandano con un calcio lontano, sai, è vero che il Signore ci manda a quel paese dopo Gerusalemme, Samaria, Giuda, Samaria, fino all'estremità della terra, ma a volte Dio ti manda come tu non vorresti. Il problema è che nel presente tu non ti rendi conto che è Dio che ti sta mandando. E ora succedono delle avversità dove sembra che sta crollando il mondo e dici, Dio dove sei? Ma perché mi sta accadendo tutto questo? Come mai se io ti ho servito con tutto il cuore? Come mai se io ti amo e cerco di fare il meglio? E adesso sembra che mi sta crollando il mondo? È perché Dio ti sta inviando. Dio ti sta inviando. E allora... ti troma tutto e non arrabbiarti con il diavolo. È Dio che sta utilizzando quelli che ti stanno trattando come cane, che a sua volta ne pagheranno le conseguenze, ma c'è un piano che va al di sopra. A noi che cosa tocca? Perdonare, ma se tu non ti rendi conto che sei stato inviato, non sei stato cacciato via, sei stato inviato da Dio, Dio ti ha inviato, non ti hanno cacciato via. Quando tu ti rendi conto che sei stato inviato e non cacciato come loro pensano, allora puoi leggere il passato. Ma se non leggi il passato, e se Dio vuole che tu sia l'istrumento per dare una mano nel ministero a tutte quelle persone, come la metti? No, dimmi. Avresti il cuore che ha avuto Giuseppe? Mi ha mandato prima di voi, per mezzo della vostra cattiveria. Lui mi ha mandato qui, per mezzo di voi. Mio Dio.
Che cosa avrei fatto io? Io non so che cosa avrei fatto, non so se avrei avuto tutta questa passione che aveva Giuseppe. È ovvio, è stata l'opera dello Spirito Santo che ti lavora dentro, ti fa capire, perché le ha fatta soffrire, che avanti e indietro, che la coppa, che le metteva la coppa d'oro nei sacchi del cibo, che tornavano indietro, le l'ha fatto pagare un po', non è che le l'ha lasciata tutta liscia, le ha fatto soffrire un bel po'. Ma comunque alla fine andiamo a vedere come finisce. Abbiamo detto, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita di molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio che mi ha mandato. Non è stata la vostra cattiveria, non è stato il vostro odio, non è stato il pastore che ti ha cacciato via, il ministro questo che ti ha cacciato via. È stato Dio che ti ha inviato di un'altra parte, e che grazie a che ti ha inviato di un'altra parte tu sarai benedizione per quello che ti ha cacciato via. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese dell'Egitto. Ascolta, ora, se tu sei integro, Dio ti innalza. Ma se dopo che ti hanno cacciato via, tu non sei integro con Dio e non ti umili sotto la sua potente mano, lui non ti potrà innalzare. Una volta ho sentito una frase: il successo è la miglior vendetta. Ora, il successo è parte del saper umiliarsi davanti a Dio. C'è il successo che uno si trova sapendo essere un abile giocatore di scacchi. Sai, uno si connette con alcune persone, utilizza quelle persone per un tempo, poi utilizza quelle altre, e nel regno di Dio tu ti puoi fare delle strade facendo quelle mosse di scacchiera, di scacco matto. Ma prima o poi troverai un limite, perché con i tuoi sforzi non arrivi a un punto dove ci vuole la mazzata affinché Cristo possa prendere il controllo della tua vita. Ma comunque, se tu sai umiliarti davanti a Dio, Dio ti innalzerà. E nell'alzarti non è per umiliare a quelli che ti hanno trattato male, bensì per aiutare quelli che ti hanno trattato male. Perché guarda come finisce la storia, o la parte più commovente. Saltiamo al versetto 14. Poi si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse. E Beniamino pianse stretto al suo collo. Questo è il fratello più piccolo che li portano. E li baciò pure tutti i suoi fratelli, mio Dio. Tutti i suoi fratelli, e pianse stretto a loro. Dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Ecco quando arriva il momento dove c'è il perdono mutuo dopo questo pianto. E che bello arrivare a questo punto nella vita del cristiano, dove ti puoi trovare con quelli che ti hanno ferito e veramente abbracciarti e piangere insieme, perché veramente ci è stato un perdono. Ed ecco la persona più felice in vedere questi momenti, è Dio. Immaginate Dio dal cielo come era felice vedendo tutti i capi delle tribù abbracciarsi insieme e poter piangere insieme e mettersi a parlare e dire: mi dispiace con tutto il cuore per il male. Noi non sapevamo, perché si mettono a parlare con lui. Come stai? Come sei arrivato? Raccontami. E Giuseppe che le diceva: sì, sono finito da Potifar, ma Dio è stato con me e me ne ha alzato. Ma poi sapete, la moglie ce l'aveva con me e io sono scappato nudo. E tutti i fratelli ascoltando, dicendo: wow, che storia! E sono finito in galera, ma in galera la mano di Dio è stata con me. E quando ero lì in galera, a un certo punto vengono due che lavoravano per il faraone, mi raccontano il sogno e Dio mi diede l'interpretazione come ha fatto. Vi ricordate quando ero con voi, che voi mi disprezasti. Ma quello veniva da Dio. E poi a un certo punto uno che è sopravvissuto di questi due racconta dopo un anno quello che era successo lì in galera, e mi mandano a chiamare di un giorno all'altro. Io sono diventato il secondo dopo il faraone. Wow, che storie, che momenti! E mentre le altre raccontavano anche la parte della loro vita, un vero momento di raduno, perché finalmente si aveva creato la pace. Una pace che era stata un momento che era stato organizzato dal cielo. Notate che non è stato Giuseppe che è andato a cercarlo, neanche i fratelli che è andato a cercarlo. Giuseppe poteva dall'inizio, ma ha aspettato il momento giusto, e aspettando il tempo di Dio si può fare pace con i fratelli. Si può. Quando tu sei integro,
quando tu cerchi Dio veramente, si può, e lo vedrai, e arriverà quel momento del perdono, sia con la famiglia di Dio, sia con i tuoi parenti, i parenti che ti hanno fatto del male, vecchi amici che si sono separati per qualunque sia il problema, per una dona, per soldi, vecchi amici che in un tempo c'era stima, ma poi a un certo punto finalmente si possono abbracciare e fare pace. Mio Dio, solo Dio può fare queste cose, e c'è un tempo anche per queste cose. Ma andiamo a vedere due passi molto interessanti riguardo a il perdono. Che cos'è la conoscenza della salvezza e la conoscenza del peccato? Luca capitolo 1 versetto 76, qui sta parlando Zaccaria, il padre di Giovanni il Battista, che sotto l'impulso dello Spirito Santo sta parlando e dice suo figlio: e tu bambino sarai chiamato profeta dall'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie. E questo è quello che noi dobbiamo fare. Oggi noi abbiamo un ministero profetico dove andiamo a preparare le vie del Signore. Ogni volta che tu predichi Cristo, stai preparando la via del Signore a quelli che non lo conoscono. E poi versetto 77 dice: per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati. Vuol dire che quando uno ha il perdono dei peccati, ha la conoscenza della salvezza. La conoscenza di che cosa è il cielo. Finché non vengono perdonati i tuoi peccati, perché Cristo è venuto, come ho detto già più di una volta, non a perdonare il peccato che dimora in noi, ma a perdonare i peccati, cioè ha condannato il peccato in noi e perdonati i peccati, che sono le azioni spinte dal peccato, del quale uno è responsabile, anche se non sono io che lo faccio, ma il peccato che abita in me, io mi dovrò presentare davanti a Dio e rendere conto di quello che ha fatto, sia come figlio di Dio nel tribunale di Cristo per le ricompense o le perdite delle ricompense, sia come figlio del mondo nel giudizio finale di fronte al trono bianco. Ma notate che mediante il perdono dei peccati io ho conoscenza della salvezza. Che cosa è la salvezza? La vita eterna e tutti i benefici, la prosperità, tutto quello che la parola salvezza abbraccia, soteria, che abbraccia protezione, prosperità, benedizione, salvezza, salute, vita eterna. Tutto quello viene come conoscenza della tua vita quando tu e i tuoi peccati vengono perdonati, quando quella nuvola nera tra te e Dio viene tolta per il sangue di Cristo. Ma poi abbiamo dall'altro lato la legge. Romani 3:20 dice: perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà soltanto conoscenza del peccato. Conoscenza del peccato. Notate questo. Ora, il perdono dei peccati, il perdono dei peccati mi dà conoscenza della salvezza. Ma se noi andiamo a Romani 3:20, la legge mi dà soltanto conoscenza del peccato. Di che cosa è peccato? Per quello, se io voglio conoscere la salvezza, devo prima conoscere il perdono dei peccati. Per conoscere il peccato ho bisogno di conoscere la legge. Per conoscere quello che regna dentro dell'uomo senza Dio o di quelli carnali, basta conoscere la legge. La legge mi dà una descrizione chiara di che cos'è il peccato. Ma quando io voglio conoscere la salvezza, devo conoscere il perdono dei peccati. E ora, tutto nasce in base al perdono. E il perdono porta delle conseguenze. Ora, Cristo sottolinea questo: Dio è venuto a perdonare tutti i tuoi peccati, sia nell'Antico Testamento che anche nel Nuovo. Guarda con la legge che cosa faceva Dio sotto la legge. Dice Levitici 5:25: porterà il sacerdote il suo sacrificio per la colpa offerto al Signore, un montone senza difetto, scelto dal gregge in base alla sua valutazione, come sacrificio per la colpa. Il sacerdote farà l'espiazione per lui davanti al Signore e gli sarà perdonato qualunque sia la cosa di cui si è reso colpevole. Nota che qui abbiamo, sotto la legge di Mosè, un tipo di offerta che si poteva fare, che offriva un perdono di qualunque tipo di peccato che aveva commesso quella persona.
Con quell'offerta c'era la possibilità che Dio perdonasse qualunque sia il peccato. Ora, questo era ombra di Dio, perché la Bibbia dice in Ebrei capitolo 9 versetto 22: secondo la legge quasi ogni cosa era purificata con sangue, senza spargimento di sangue non c'è perdono. Per quello, perché Cristo perdonasse i nostri peccati, ha dovuto dare la vita sulla croce. Efesini capitolo 1 versetto 7 dice: in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati. Il sangue contiene la vita, il sangue di Cristo contiene la vita di Dio. Quando lui ha versato il sangue, ha dato la sua vita, lui ha preso il mio posto, e per quello c'è il perdono dei miei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Ora, la grazia non è per opere. Se Dio ci ha perdonato è per la grazia. Ok, questa ve la devo dire. Se Dio ti ha perdonato è per la grazia, e la grazia non sono opere. Dio ha cancellato i tuoi peccati non perché te lo meriti, non perché hai guardato la legge, perché la legge ti separa da Dio, ti fa cadere dalla grazia, ma grazie al sangue di Cristo che ci ha perdonato di tutti i peccati, grazie a quella grazia, vaga la ridondanza, io ho il perdono dei peccati. Ora, la grazia, una volta che tu ricevi il perdono dei peccati per la grazia mi deve insegnare, la grazia è un maestro, la grazia ti insegna. Che cosa mi insegna la grazia? A fare quello che voglio? No, andiamo alla parola di Dio, guarda questo. Tito 2:11, infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. E ci insegna, ascolta, presta attenzione, oggi che ci sono tutti questi insegnatori low cost della grazia, la grazia da sola ti insegna. Io non ho bisogno che mi insegnino della grazia, io ho bisogno che mi insegnino tutta la parola di Dio, non un solo punto che è un vento di dottrina che soffia e che incuriosisce, e allora andiamo tutti a ascoltare quello. Quale sarà il prossimo vento di dottrina? Non lo so, ma Dio non mi chiama a essere svalutato qui e là di ogni vento di dottrina. Dio vuole che io sia saldo nella parola di Dio, in tutta la parola di Dio, non in un punto solo della parola. Ora, ritornando alla parola, notate che la grazia dice, ci insegna che, a che cosa? A vivere in libertinaggio? A fare quello che voglio, che Dio non mi condanna? No, ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane. No. Ok. La impietà sono opere, le passioni mondane sono opere. Dio non mi condanna per grazia, ma la grazia stessa mi insegna a non andare a seguire le passioni mondane e a rinunciare all'impietà, cioè l'ingiustizia, che produce delle opere. E ora, sì, è vero che Dio non guarda il peccato, ma se io veramente sono la grazia mi insegna la santità, guarda questo, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Senti, la grazia non ti insegna a farti i tatuaggi. No, scusami. Perché quelli sono mode del mondo. Ora, se vuoi farti un tatuaggio, ma fatti quello che tu vuoi. Dio non ti condanna. Ma non venire a dire a me che è la grazia che ti permette o ti insegna a fare quelle cose. La grazia dice che ti insegna a vivere giustamente in modo santo e moderato in questo mondo e a rinunciare alle passioni mondane. Per quello la passione di farti un tatuaggio che viene del mondo non viene da Dio, e la grazia che viene predicata come scusa per farti il tatuaggio no, mi sta dicendo il contrario. Ora, non ho niente contro il tatuaggio, io ho un tatuaggio nella schiena, è una rosa con una croce, me l'ho fatto quando ero stupido, quando ero idiota, quando ero nel mondo, quando ero un ignorante che non conoscevo l'amore di Dio. Perché mi posso fare oggi un tatuaggio? Certo, ho la libertà per farmi un tatuaggio, ma se io so che a mio fratello lo offende, per amore a mio fratello, io non me lo faccio. E in più la grazia mi insegna a non essere mosso di quelle passioni. Vuoi farti il tatuaggio? Ma fate quello che tu vuoi. Ma questo non è amore per il prossimo e non è quello che mi insegna la grazia. Perché la grazia mi insegna a fuggire, a rinunciare alle passioni del mondo. E il tatuaggio è qualcosa che viene dal mondo, non da Dio.
Sono mode dal mondo. Quando io me l'ho fatto, non era moda, era da carcerato. I carcerati si facevano i tatuaggi. E aveva un significato. Quello che ti deve rendere conto è che quando l'età passa, la gravità comincia a fare effetto e quello che sembrava un bel disegno adesso sembra uno sputo nella schiena. Mia figlia mi guarda e dice: che cos'è quella macchia sulla schiena? E ho detto: me l'ho fatto quando ero idiota, quando ero stupido, senza Dio, senza conoscenza. Ora, perché io mi faccio il tatuaggio sono stupido? No, io ti sto dicendo che quando ero nel mondo ero uno stupido e come parte del mondo mi ho fatto un tatuaggio. Oh, pastore, ma io mi voglio fare il tatuaggio. Fate quello che tu vuoi. Tatuate una mela qua, il segno dell'Apple qui sulla fronte. Fatti quello che tu vuoi. Mettiti io amo Gesù qui. Fate quello che tu vuoi. Sei libero. Dio ti condanna? No. Ma non venire a dire a me che tu sei insegnato dalla grazia. Non utilizzare la grazia per farti quello che è la passione del mondo. Te lo puoi fare il tatuaggio? Fatti quello che tu vuoi. Ma non venire a me a utilizzare l'insegnamento della grazia per approfittare di una scusa per farti quello che è la passione del mondo, perché la grazia ti insegna il contrario. Olè. Ora senti, io sono un radicale, ma non ho bisogno di farmi un tatuaggio per dimostrare a questo mondo quanto sono radicale. Io ho bisogno di essere radicale con Dio per dimostrare a quelli del mondo che Dio veramente esiste. Io so che sei lì e che fino adesso ti ero simpatico. Sì, io amavo Martin. Martin mi era simpatico, ma non toccarmi il tatuaggio. Io ho già fatto l'appuntamento con il tatuatista e adesso no, non so cosa fare, perché a me era simpatico Martin, ma adesso non lo guardo più perché voglio farmi il tatuaggio. Stai attento a non beccarti l'AIDS. Bene. Così ti sono più antipatico adesso. Ah, dai, rilassati, fai quello che tu vuoi. Tutto è giusto, tutto è puro a chi è puro. Per quello non preoccuparti di quello che devi fare. Preoccupati di essere puro e poi tutto viene da solo. Comunque, ritorniamo alla parola al Signore che ci perdona anche dei tatuaggi. Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 12, dice: figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono, non saranno, sono perdonati in virtù del suo nome. Ah, non è grazie al nome di Gesù Cristo. E tu sai che noi abbiamo il nome di Gesù Cristo? Lo sai tu? Sai che noi abbiamo il nome di Gesù Cristo a disposizione? No, non hai capito. Ascolta, noi abbiamo il nome. Sai che quando Pietro guarisce lo zoppo e dice: ed è in virtù del suo nome che questo qui, e nella potenza nel suo nome. Tu devi credere nel nome di Gesù Cristo, perché hai creduto nel nome di Gesù Cristo, i tuoi peccati sono stati perdonati. E nel nome di Gesù Cristo, ma non solo quello, guarda questo. Atti 10:43. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati. E questa è bella, mediante il suo nome, è il potente nome di Gesù Cristo, che non solo guarisce, ma perdona tutti i nostri peccati. E guarda questa, Colossesi 1:19 dice: perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza, tutto Dio era dentro di Lui, e avendo fatta la pace per mezzo del sangue, sottolineo questo, lui ha fatto la pace per mezzo del sangue della sua croce, riconciliando a sé, per mezzo di lui, tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. Guarda questo. E voi stessi, che un tempo eravate strani nemici, nella mente o nei vostri pensieri, dice la nuova riveduta, con le vostre opere malvagie, se io ero nemico nel pensiero e nella mente, ero estraneo e nemico era per la mente, per il pensiero, non per le opere malvagie. Le opere malvagie erano i peccati, il centro di tutta la mente. Ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa, per il sangue di Cristo. Wow! Questo è forte, ma quello che sottolineo è che per mezzo di lui tutte le cose sono state riconciliate. Che cosa vuol dire tutte le cose? Che cosa vuol dire? Che c'era un mondo spirituale che a motivo dei peccati portava la corruzione, cioè portava, anche se Dio ti perdonava,
c'erano conseguenze nell'Antico Testamento che non ci sono più oggi. Ora, ogni azione porta una conseguenza, devi tenere in conto questo. Ma nell'Antico Testamento, anche se Dio ti perdonava i peccati, come il mondo spirituale e il mondo fisico non era riconciliato, c'erano delle ripercussioni molto negative che potevano avere un'influenza nella tua vita. Stiamo parlando quando vivevi sotto la legge. Ti do un esempio, andiamo a un esempio pratico, andiamo alle conseguenze del peccato, cioè le conseguenze del peccato. E andiamo a vedere il peccato di Davide, in 2 Samuele capitolo 12, versetto 5. Allora l'ira di Davide si accese grandemente contro quell'uomo e disse a Natan: come è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte. Ok. Allora, qual è il contesto? Lui uccide Uria l'Itita per mano dei nemici perché aveva lasciato la moglie incinta. Guarda che faccia tosta questa, guarda che faccia tosta. Viene il profeta e le racconta l'storia. C'era un uomo ricco con tante pecore, c'era un poverino con una pecora, un agnellino. E allora viene un amico del ricco e al posto di prendere una sua pecora, cosa fa? Gli prende l'agnellino al povero. E allora si accende l'ira di Davide e dice: è degno, merita la morte. Non si rendeva conto che vita e morte nel potere della lingua e nel modo che tu giudichi sarai giudicato e ti sarà giunto. E ora vuol dire che Dio gli stava dando un'opportunità perché l'effetto del peccato potesse fermarsi lì. Ma in quel punto non c'era riconciliato il mondo spirituale con il mondo fisico, non era ancora riconciliato tutto per il sangue di Cristo. E guarda quello che succede, dice: egli pagherà quattro volte, che faccia tosta. Questa era la legge di Mosè, e lui in quel momento usa l'unzione che gli porta la parola e cita che cosa doveva essere fatto secondo la parola di Dio. Quattro volte il valore dell'agnella per aver fatto tale cosa e non aver avuto pietà. Mio Dio. Ora, non si rendeva conto. Sai che puoi fare delle cose tremende e non renderti conto e andare a vedere la pagliuccia degli altri senza guardare la trava del tuo occhio? No, non hai capito. Lui stava vedendo la pagliuccia dell'altro e non si rendeva conto della trava che era nel suo occhio. È possibile che noi abbiamo una trava nell'occhio e andiamo a guardare la pagliuccia dell'altro? Andiamo a vedere come è finita la storia. Dice: allora Natan disse: tu sei quel uomo, pa, una mazzata che lo fa scendere dal pelo. Così dice l'Eterno il tuo Dio, che tra parentesi fino a questo punto stava cercando di darti un'opportunità perché ti ama, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele, ti ho liberato delle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo Signore, ti ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore e ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E la cosa che è strepitosa, e segnati questo, e se questo era troppo poco, ti avrei dato molte altre cose. Cioè, aspetta, facciamo una parentesi. Tu ti rendi conto che siamo noi che determiniamo quanto Dio ci darà? Che se l'uomo secondo il cuore di Dio avrebbe detto questo è troppo poco, Dio le avrebbe dato molto di più? Cioè, averlo fatto re di Israele, re di Giuda, liberato dai suoi nemici, e beh, lasciamo la parte di che ti ho dato tante donne, perché questa già nel Nuovo Testamento non conta. Ma comunque nota come se questo era troppo poco, ti avrei dato altre cosette. Molte altre cose. Ma ritornando al messaggio, dice: perché dunque hai disprezzato la parola dell'Eterno facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto morire con la spada Uria l'Itita. Allora nota come lui ha utilizzato il fatto che lui era iteo o itita, che era del popolo di Canaan, per farlo uccidere, per agire nella carne. Quando tu vuoi qualcosa trovi sempre una giustificazione che va fuori della volontà di Dio, quando ti fissi con qualcosa. Hai preso per moglie la sua moglie, nota questo, sottolinea questo, che già è stato sottolineato, lo hai ucciso con la spada di Amon. Or, dunque, la spada non si allontanerà mai della tua casa. Ora nota, occhio per occhio, dente per dente. Tu lo hai ucciso con la spada di Amon, adesso la spada non si allontanerà da casa tua. E poi dice: perché tu mi hai disprezzato e hai preso la moglie di Uria, nota questo, hai preso la moglie di Uria,
Liteo dice, per essere tua moglie, così dice l'Eterno, ecco, io farò venire contro di te la sciagura, le tue mogli sotto i tuoi prenderò le tue mogli, nota, tu hai preso sua moglie, io prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darla a un altro che si unirà con loro in pieno giorno. E questo cade quando Absalom ha cercato di prendere il trono e sotto un consiglio è andato a letto con tutte le mogli che lui ha lasciato a Gerusalemme. E dice, poiché tu hai fatto nel segreto, ma io lo poiché tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele alla luce del sole. Allora, guarda questo, presta attenzione qui, versetto 13. Allora Davide disse a Natan, ho peccato, no, mettiamo un altro colore, scusate, ho peccato contro l'Eterno, lui riconosce il suo peccato, e Natan risponde, l'Eterno ha rimosso il tuo peccato e tu non morirai. Tuttavia, perché facendo questo tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare, il tuo figlio che è nato dovrà morire. Ora, nota che lui si pente e dice, Signore, io ho peccato, e Dio gli perdona. Se non si fosse pentito, sarebbe stato morto, perché a spada perisce. E Dio gli ha perdonato la vita, ma l'azione del suo peccato non ha fermato il fatto che le mogli sue sono state violentate alla luce del sole e che la spada non si è allontanata mai della sua casa e lui ha dovuto scappare fino alla vecchiaia a motivo di quello che aveva fatto, il peccato e le conseguenze. E ora, chiedere perdono è importante? Sì, ma nota come che anche se lui ha chiesto perdono, in questo momento dove le cose spirituali non erano riconciliate con le cose terrene, ha malapena salvato la vita. Ma c'è una conseguenza, anche se siamo nella grazia, questo non vuol dire che il peccato non porta le sue conseguenze. Ti do un altro esempio, guarda questo esempio. Numeri 14:19, sono dell'Antico Testamento, adesso ve lo spiegherò alla luce del Nuovo. Numeri 14:19, il popolo di nuovo mormora, non vuole entrare nella terra promessa, e Mosè intercede. Perdona, ti prego, l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua bontà, come hai perdonato questo popolo dall'Egitto fino a qui. Il Signore disse, io perdono come tu hai chiesto. Ora nota che lui perdona il popolo, vuol dire che quel popolo non muore, muore da vecchiaia, non muore lì da un fulmine, ma poi dice nel versetto 28, di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io farò quello che ho sentito dire da voi. Io farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto e voi tutti quanti siete di cui si è fatto il censimento dell'età di 20 anni in su e che avete mormorato contro di me. Che cosa era quello che loro avevano detto? Che cosa Dio aveva sentito dire da loro? Dio ci ha portato nel deserto per ucciderci. Ok, io ti ho portato nel deserto per farti entrare nella terra promessa, ma adesso, come tu hai detto, io farò. E tu morirai nel deserto. Versetto 34. Come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena della vostra iniquità per 40 anni. 40 anni. Un anno per ogni giorno e saprete che cosa sia cadere in disgrazia presso di me. Oh, 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 non che le avevi perdonato, Signore? Scusa, non mi sembra un Dio di molta grazia questo. Perché era il tempo di occhio per occhio, dente per dente. 40 giorni avete camminato lì e avete disprezzato per 40 giorni il paese che io vi ho dato. Adesso per 40 anni voi passerete nel deserto. Tu hai ucciso a spada, la spada non si allontanerà mai della tua casa. Hai preso la sua moglie, io farò prendere tutte le tue mogli, occhio per occhio, dente per dente. Con il giudizio che tu hai giudicato sarà giudicato anche te e ti sarà aggiunto. Ora presta attenzione, perché nel contesto c'è la loro dichiarazione in gioco e quello che loro avevano detto. Lui dice, degno di morte deve morire, e le muore il figlio a lui. Ora vedi come vita e morte c'è nel potere della lingua. Ora, ricorda che non c'era ancora pace tra il mondo spirituale e il mondo fisico, ed era occhio per occhio, era la legge, dente per dente.
Nella grazia, andiamo a vedere quello che Gesù Cristo dice riguardo al perdono. Ora, nella grazia è diverso perché c'è pace nel mondo spirituale, ma quando Gesù Cristo parla ai discepoli, deve tenere in conto che ancora si trovava sotto la legge, perché la grazia comincia quando lo Spirito Santo viene sulla terra. E anche se Gesù era la grazia in persona, lui era pieno di grazia e verità, gli uditori erano gente sotto la legge senza lo Spirito Santo, che vivevano ancora sotto la legge di Mosè. In Matteo 18:34 lui sta spiegando le conseguenze della mancanza di perdono, che è peccato. Ascolta, non perdonare è peccato, è chiaro? Perché Dio ti chiede di perdonare. Ora, c'è una differenza tra il non perdono dell'Antico Testamento e il non perdono del Nuovo. Ricorda che quando Gesù Cristo parla al popolo nei quattro Vangeli, sta parlando uno agli ebrei, non sta parlando a noi non ci avrebbe neanche rivolto la parola, e questo lo dimostra con la cananita, che se non fosse per la sua grande fede, lui non avrebbe neanche voltato, non avrebbe fatto assolutamente niente, essendo Dio, perché non era il tempo nostro. Ora, sta parlando degli ebrei e persone sotto la legge e senza lo Spirito Santo, e non erano nella grazia. Erano paragonabili alla gente al tempo di Davide. E ora, a quelle persone, lui gli narra una parabola e gli dice di questo uomo al quale viene chiamato, che aveva un debito con il re, e lui gli chiede, gli supplica misericordia, lui lo perdona, e poi quando esce si trova con un altro servitore che aveva un debito, che in confronto al grande debito che lui aveva un grande debito con il re, che gli viene congedato completamente perché il re viene mosso a compassione, si trova fuori con uno che aveva un piccolo debito e non lo perdona e lo fa mandare in galera. E ora, quando viene a sapere il re, che cosa fa? Lo dà agli aguzzini, che sono quelli che lo torturano finché non abbia pagato. Non solo sei in galera, ma ci sono quelli che ti torturano. Ma guarda questo, dice versetto 34 di Matteo 18: e il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che doveva. Cioè, c'erano degli aguzzini, c'erano questi personaggi che lo torturavano fino a che non avesse pagato tutto quello che doveva, che era impossibile che lui pagasse. Vuol dire che qui abbiamo una persona tormentata per tutta la vita perché non ha perdonato a uno che lì aveva un debito. E poi dice: così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Ok, questo è il Padre di grazia, questo è il Padre di amore che sta dicendo agli israeliti sotto la legge, che non avevano lo Spirito Santo e che non erano nella grazia, che se loro non perdonavano, Dio non li avrebbe perdonato, e per conseguenza c'erano gli aguzzini, che sono demoni, che ti avrebbero tormentato fino al giorno che avresti pagato tutti i tuoi debiti. Ora, era impossibile che potesse pagare quei debiti questo personaggio. Ma andiamo un altro passo, tieni in mente questo concetto, perché dopo la Pentecoste questo concetto cambia, ma questo non vuol dire che ogni azione non porta una conseguenza. Te lo spiegherò con la parola. Seconda Corinzi 2:10 dice: a chi voi perdonate qualcosa, questo è Paolo, a chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io, perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo, affinché non siamo raggirati da chi? Da Satana, l'aguzzino. Infatti non ignoriamo i suoi disegni. Ora, ascolta, guarda il disegno di Satana. Il mio combattimento non è contro carne o sangue. Questo è già il Nuovo Testamento, questo è grazia. L'aguzzino è Satana. Quello che ti viene a tormentare è il diavolo. E ti sta dicendo lo Spirito Santo per mezzo di Paolo che noi non ignoriamo le strategie del diavolo. Quali sono le strategie del diavolo? È il fratello che viene a offenderti, il fratello che ti viene a fregare il leader, che si mette in un terreno che non è suo, il fratello che ti ruba dei soldi, i parenti che ti chiudono casa perché tu non sei più testimone di Geova. Che ne so, vai a sapere quello che tu hai passato. Ma a un certo punto lui ti dice: quello che voi avete perdonato, ho perdonato anch'io. Per non cadere nella strategia del diavolo, perché quello che ha spinto quel carnale a farti del male non è il carnale, non è tua suocera il problema,
è il demone che è dietro tua suocera, o i demoni che sono dietro tua suocera. Hai sentito? No, non c'è il mio amore. Ora, non è tuo marito, è il diavolo dietro tuo marito. Allora, e questa è la strategia. Lui utilizza le persone per venire a ferirti affinché tu cada nel laccio del diavolo. E non perdonando, non è che Dio non ti perdona, attenzione, perché non siamo più nell'Antico Testamento, ma comunque tu cadi nel laccio del diavolo. E che pensi che il diavolo farà con te a motivo di quel male che ti hanno fatto? Ora, vedi, alcuni dicono, vedi, la Bibbia dice, se tu non perdoni Dio non ti perdona. No, quello non è neotestamentario, anche se lo trovi nei quattro Vangeli, perché non è per i gentili. Che cosa ci dice a noi il Signore? Ora, andiamo a vedere il perdono e la guarigione. Salmo 103, versetto 3. Egli perdona tutte, no, questo colore non mi piace per questo, tutte le tue colpe e risana tutte le tue infermità. Andiamo avanti. Nessun abitante dirà, io sono malato. Il popolo che abita a Sion, e noi siamo Sione nel Nuovo Testamento, ha ottenuto il perdono della sua iniquità. Nota come quando veniamo perdonati c'è guarigione. A volte quando tu perdoni sei guarita. Mi ricordo questo evento, 34 donne, tutte avevano abortite, diverse malattie. Quando hanno chiesto perdono, la maggior parte di loro sono state guarite lì all'istante. La maggior parte di loro, vuol dire che era un auto perdonarsi. Il perdono più difficile, il perdono di noi stessi. Nota Matteo 9:1 dice, Gesù entrando in una barca passò all'altra riva, ebbene nella sua città, ed ecco li portare un paralitico disteso sopra un letto. Gesù, veduto la loro fede, guarda questo, ora notate che qui c'è la fede di loro, disse al paralitico, figliolo coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Wow! Può la fede di un altro produrre il perdono dei peccati? Sì, e adesso te lo spiego. Ed ecco alcuni scrivi pensarono dentro di sé, costui bestemmia, ma Gesù, conosciuto il loro pensiero, dice, perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cosa è più facile dire, i tuoi peccati sono perdonati? O alzati e cammina, ma finché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità per perdonare i peccati, alzati, disse allora il paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Il paralitico si alzò e se ne andò a casa sua. Visto ciò la folla fu presa da timore e glorificò Dio che aveva dato tale autorità agli uomini. Ok, nota questo. È la fede di loro che agisce per guarire questo malato. La Bibbia dice, Giacomo 5:13, c'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno che è di animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani, che sono quelli che in teoria devono governare la Chiesa, e essi preghino per lui ungendolo con l'olio nel nome del Signore. Ricordate che in virtù del suo nome i peccati sono stati perdonati. E la preghiera di fede salverà al malato, non l'olio, ma la preghiera di fede. Salverà il malato, il Signore lo ristabilirà, e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Qualcuno ha detto quella ignorante frase che perché noi siamo nella grazia non dobbiamo più confessare i peccati. Vabbè, perdonalo Signore. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni agli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Ora, guarda il confessare, l'importanza del confessare. Prima Giovanni 1:9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati, purificarci di ogni iniquità. Ma chi copre, Proverbi 28:13, chi copre le sue colpe non prospera, ma chi li confessa e li abbandona otterrà misericordia. Ora, per quanto è Antico Testamento, questo principio è attivo nel Nuovo. Se tu confessi i tuoi peccati, sta dicendo la Bibbia, Dio è giusto da perdonarci. Lui, qualunque peccato tu confessi. Ora, ci sono i due opposti. C'è quelli che dicono, no, non dobbiamo neanche confessare i peccati perché lui già ha fatto tutto e passa un tiro. E l'altro che dice,
Ogni 24 su 24 sotto la croce io sono un peccatore. Ci vuole equilibrio. Io non devo 24 ore su 24 andare a chiedere perdono per i peccati. Ma dall'altro lato io devo riconoscere che quando sbaglio ho bisogno di dire: Signore, perdonami. Ora, quanto più mi riempio di Spirito Santo, più adempio la parola, perché è l'amore che guarda tutti i comandamenti. Chi mi ama guarda la parola. E ora, questo non vuol dire che non devo riconoscere, perché la Bibbia dice: chi non pecca è un bugiardo. Chi dice che non pecca è un bugiardo. Io non sono più un peccatore, ma dal momento che sono umano c'è il sbaglio, e chiedere perdono è fondamentale. Se io faccio un torto a qualcuno essendo cristiano, non devo chiedere perdono perché Dio ormai mi ha perdonato? No, tu devi andare a chiedere perdono a quello che le hai fatto del male, così come anche Dio, perché i peccati sono contro di Lui. Lui non li vede, ce li ha lavati, gloria a Dio. Ma comunque tu stai sbagliando, e ogni azione porta una conseguenza. Ora, il perdonare i peccati altrui, possiamo noi influenzare la vita di altri? Beh, notate questo, Luca, come abbiamo letto, capitolo 5, versetto 20, dice: egli, veduta la loro fede, disse: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E questo non è scherzo, vuol dire che quello che ha perdonato i peccati di quel malato è stata la loro fede. Può la fede perdonare i peccati di altri? Se lo dice Gesù, guarda questo, Prima Pietro 4:8: soprattutto abbiate amore intenso gli uni agli altri, perché l'amore cosa fa? Copre una gran quantità di peccati. Vuol dire che se io ho fede per una persona, la mia fede può perdonare i peccati? Sì. Se io ho amore per una persona, il mio amore può coprire i peccati di un'altra persona? Sì, lo dice la Bibbia. Guarda questo, non finisce qua. Genesi 18:26 dice: il Signore disse: se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, perdonerò tutto il luogo per amor di loro. Vuol dire che per amor di un giusto, lui perdona tutto il luogo, se ci erano 50. Poi la storia la sappiamo, lui ci prova con 10, e le dice: e se si trovano 10? Dice: non la distruggerò per amore a quei 10. Dio, per amore a 10 giusti, salva tutta una città. Il problema è che non ci ha creduto Abramo, e non ha detto: se c'è uno, e io credo che per un giusto lui avrebbe salvato la città. Sicuramente, perché per Gesù Cristo uno, lui ha salvato non una città, l'umanità. Giovanni 20:22 ha detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. E loro ricevono lo Spirito Santo così come noi lo riceviamo quando riceviamo Gesù Cristo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Questo è anche per noi che siamo re e sacerdoti, alla luce di prima di Apocalisse 1:5. Beh, andiamo a vedere. Prima Giovanni 5:16 dice: se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, questo è importante, che non conduca a morte, qual è il peccato che conduce a morte? La bestemmia contro lo Spirito Santo. Cosa dice? Lo pubblichi subito su Facebook, giusto? È quello che è scritto? No! Dice: se tu vedi tuo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita. No, questo colore non c'entra niente qui. Dio gli darà la vita. Wow, torna indietro. Dove è finito? Dio gli darà la vita. Senti, se tu vedi un fratello che pecca, la Bibbia dice chiaramente, dov'è? La Bibbia ci dice, e c'è qualcuno che sta per svenire adesso, che Dio gli darà la vita. Cioè, in poche parole, che Dio lo perdonerà, Dio gli darà la vita. A quelli, cioè, che commettono un peccato non che conduca a morte, cioè non la bestemmia contro lo Spirito Santo, vi è un peccato che conduce a morte. Non è per quello che vi dico di pregare, ma per tutti gli altri, quando tu vedi un fratello che pecca, non metterlo su Facebook, non andare a giudicarli, non puntare il dito, non andare a accusarlo agli altri, non andare a dire al pastore, prega, perché se tu hai fede e tu hai amore, gli sarà perdonato. Li sarà perdonato. Signore, liberami dei peccati occulti. Come fa Dio a liberarti dei peccati occulti? Beh, a volte c'è qualcun altro che prega per te. Ah, sento il dolore nel cuore di Dio per la durezza di qualcuno che non crede a queste cose, anche se te li faccio vedere nella Bibbia. Sono scritte, l'amore di Dio in te, il nome di Gesù Cristo in te. Se tu vedi qualcuno peccare, la Bibbia dice
che tu puoi pregare per lui e Dio gli darà la vita, vuol dire che la conseguenza di quel peccato, dal momento che Dio ha cancellato i peccati, non cadrà su di lui, a differenza dell'Antico Testamento. Perché c'erano tutte quelle disgrazie? È ovvio, è per la confessione della loro bocca che anche se Dio le ha perdonato, accadeva. Noi dobbiamo avere conoscenza affinché ci siano cose che non ti arrivino, anche se Dio ti cancella il peccato, perché vita e morte nel potere della lingua. Allora, quando io mi rendo conto che Dio ha connesso il cielo con la terra, ha fatto pace e lo ha messo sotto il nostro dominio e ci ha dato il nome di Gesù Cristo, allora io ho l'autorità per spostare le montagne, per creare un ambiente diverso tutto intorno a me. Alleluia. Allora, andiamo a vedere il perdonare, per concludere. Matteo 6:7. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che le chiedete. E poi dice: Padre nostro che sei nei cieli. Allora ricordiamoci che noi non sappiamo come pregare, loro non avevano lo Spirito Santo. Oggi noi possiamo pregare nello Spirito, perché lo Spirito sa pregare come conviene. Noi non sappiamo pregare come conviene, ma lo Spirito intercede per mezzo di noi. Per quello è importante il pregare nello Spirito. Ma quando non c'era lo Spirito Santo, che cosa fa Dio a questi ebrei che erano ancora sotto la legge? Li dà il Padre Nostro. E il Padre Nostro, se tu lo analizzi, poi di ogni punto del Padre Nostro ottenere un modello di preghiera per pregare in modo corretto con l'intelligenza, perché noi non sappiamo pregare come conviene, dice la Bibbia. E poi nel versetto 12 dice: rimettici i nostri debiti come anche noi abbiamo rimesso i nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci del maligno. Ora, liberaci del maligno perché? Perché ricordati che se io non perdono sono nelle mani dell'aguzzino. Perché a te appartengono il regno, la potenza, la gloria in eterno. Amen. Poiché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro perdonerà a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E allora, alcuni dice, vedi, per spingere la gente a perdonare, se tu non perdoni, Dio non ti perdona. Se Dio non ti perdona, il diavolo viene a tormentarti. E questa predica l'ho sentita, l'ho sentita la predicatrice che era nell'inferno e gridava: Dio, perdonami, perdonami, e la voce del cielo che diceva: no, è troppo tardi, troppo tardi. Attenzione, non è perché tu, e poi dicevano che quella lì era finita nell'inferno perché non aveva perdonato suo marito che l'aveva tradito, e allora Dio non l'aveva perdonato e ha mandato la donna all'inferno anche se era già convertita. No, è completamente fuori luogo. Anche se c'è un altro passo in Luca 6:37, sempre Vangeli: non giudicate, non sarete giudicati, occhio per occhio, dente per dente, non condannate, non sarete condannati, perdonati e vi sarà perdonato. Matteo 11:25, quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché, nota questo, il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe. E vuol dire che per non perdonare tu sei sotto l'aguzzino. Ora, la Bibbia dice in Efesini 4:32: siate invece benevoli e misericordiosi le une verso le altre, perdonatevi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E non solo Efesini, ma anche Colossesi capitolo 3 versetto 13: sopportatevi, e questo spesso lo dobbiamo praticare, le une le altre, e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Perdonatevi a vicenda come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Ora la domanda che ti pongo: come ti ha perdonato il Signore? No, come ti ha perdonato? Il Signore ti ha perdonato dopo che ti hai pentito? O il Signore ti ha perdonato 2000 anni fa sulla croce? Che cosa dice Giovanni il Battista quando vede Gesù? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Su quella croce, già lo toglieva prima a morire, ma su quella croce lui ha portato tutti i peccati del mondo. Se Dio ha portato tutti i peccati del mondo prima che qualcuno si ravvedesse, perché c'è gente che va all'inferno? Perché non riceve il perdono, perché non accetta il perdono. Ora, se io devo perdonare come Dio ha perdonato,
anche se io non perdono, lui mi perdona. Ascolta, se tu vuoi non perdonare una persona, tu sei libera di mantenere tutta quella rabbia, tutta quella ira e mantenere e rimanere nel laccio del diavolo fino al giorno della morte che tu vai in cielo, stai tranquilla. Ma perché vivere l'inferno sulla terra? Per non perdonare? Quando Dio dice se voi non perdonate io non vi perdono, e sta parlando degli ebrei che non avevano lo Spirito Santo e che erano ancora sotto la legge, anche se i quattro Vangeli li trovi nel Nuovo Testamento. Ora, a noi ci dice di perdonare come Cristo ci ha perdonato. Lui a me mi ha perdonato 2000 anni fa, prima che io esistessi già mi aveva perdonato. Ora, non è una questione di io perdono, perché non perdono Dio non mi perdona. Dio mi perdona comunque, anche se io non perdono, perché il peccato di non perdonare è stato portato anche sulla croce. Ma la domanda che ti pongo è: perché soffrire sotto le mani di un demone sconfitto per il male che ti ha fatto un altro, quando in base all'amore di Dio lui ti chiede di perdonare? Perché mantenere quella durezza di cuore? Perché essere ribelli a quella parola d'amore e non perdonare? Vai in cielo se non perdoni? Certo che vai in cielo, perché anche il peccato di non perdonare è stato cancellato grazie al sangue di Cristo. Ma perché rimanere nel laccio del diavolo? E c'è qualcuno che sta soffrendo perché non sei riuscito a perdonarti. Se Cristo ti ha perdonato, chi sei tu per non farlo? Soprattutto le donne che hanno abortito, qualcuno che ha commesso uno sbaglio grosso. Ascolta, la repercussione che c'è nell'Antico Testamento non c'è più nel Nuovo, a meno che tu non controlli la lingua. Se tu controlli la lingua, non ci sono le susseguenze del peccato sulla terra, perché lui li ha cancellato. Quando lui cancella il peccato, cancella anche l'effetto. Ma se tu non controlli la lingua, tu ti attiri addosso cose che non sono la volontà di Dio. Dio perdona i peccati. Mi sono pentito, ti ho perdonato, ma ti ho dato l'opportunità di non giudicare, ti ho dato l'opportunità di non dire le cose sbagliate. Ti sei pentito, ma hai proclamato male, hai giudicato male. E ora, uno, riconosci lo sbaglio, chiedi perdono a Dio, se hai capito che hai sbagliato in qualche area. Due, perdona a quelli che ti hanno fatto del male. Tre, perdona a te stesso, perché come fai a amare al prossimo se non ami a te stesso? Perché due sono i comandamenti che ci permettono di guardare tutta la parola di Dio. Ama Dio e ama il prossimo come te stesso. Cioè, ricevi il perdono da Dio, perdona il prossimo e perdona te stesso. La tua fede può influenzare i peccati degli altri. Il tuo amore copre moltitudini di peccati. La tua vita è una Bibbia aperta che parla dell'amore di Dio. E ora, sento che c'è qualcuno che è stato così, così bastonato e così sofferto. E guarda, c'è un tempo per ogni cosa. Io non ti dico di affrettare, di andare a chiamare mezzo mondo adesso, ma sì ti dico di aspettare i tempi di Dio. Ma come ho detto all'inizio, e che ne sai se non è questa la predica che viene da Dio per farti mettere in pace con i tuoi fratelli? Pensaci. Bene, diamo spazio a qualche domanda, non so se ci sono, oui, ci sono domande, ma se uno ha sbagliato e fatto del male tempo fa o oggi deve andare a chiedere perdono di persona, guarda, io in un incidente, questo l'ho raccontato più di una volta, in un incidente è morto un ragazzo per colpa mia, in un incidente sono consapevole di quello, mi sono perdonato, è stato molto difficile perdonarmi perché la vita di una persona a motivo di un sbaglio non c'è più qui, avevo 17 anni e nel funerale ho chiesto perdono ma non ero credente, ho cercato di piangere ma già avevo un cuore di pietra e dopo che ho conosciuto il Signore una delle prime cose che ho fatto è andare da quella madre a chiedere perdono. Ora, questo è il Signore che mi ha mosso. E io credo che andare a chiedere perdono alle persone che abbiamo fatto del male quando Dio ti guida è importante. È ovvio che a volte ci sono persone che hanno fatto tanto male in giro che non è che possono andare a rintracciare le persone in giro, ma sì, Dio te le metterà davanti e allora lì avrai l'opportunità di chiedere perdono. E sarà Dio, vedi, quando è arrivato il momento giusto Dio ha portato i suoi fratelli e ha lavorato nel cuore di Giuseppe. E allora Giuseppe ha potuto capire che c'era un futuro che doveva venire
aveva ottenuto la maturità e c'era anche un passato che doveva capire. E allora lui ha capito che anche quel male che tu puoi capire che anche il male che tu hai fatto, perché anche lui aveva fatto delle cose che aveva fatto sì che i fratelli lo odiassero, e l'andare a raccontare le cose sbagliate dei suoi fratelli, beh, non era molto bello da parte sua, andare a fare il poliziotto. Quando tu sbagli c'è l'altro che al posto di pregare perché tu sbagli va a raccontare al pastore, a tutti i fratelli quello che hai fatto. Comunque, al suo momento lui ha portato i suoi fratelli e ha potuto chiudere il suo passato. E così anche noi, perché Dio è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E quando dobbiamo affrontare il passato è buono che impariamo a confidare in Dio e lasciare anche i tempi di Dio. Ci sono i tempi di Dio. Io quando ci sono dei tradimenti generalmente incoraggio e dico è buono che tu parli. Mi ricordo questa donna che ha detto: no, se io parlo con mio marito lui mi taglia la gola, è un violento, una volta mi ha messo il coltello. Ho detto: che cosa ti dice Gesù? E Gesù gli stava dicendo di parlare. E in quel momento arriva il marito, la guardo e le dico: io rimango qui. E lei gli confessa il suo peccato di 10 anni prima. E lui la guarda e le dice: amore, tutti sbagliamo. Io ho detto: ma è questo tuo marito? Sei sicura che è tuo marito questo qui? Perché non... E invece il marito l'ha perdonato perché Dio già aveva lavorato nel cuore. Una sola volta, quando l'ho detto: Gesù cosa ti dice? Gesù le aveva detto: non ancora. Beh, a volte non lo devi confessare subito perché Dio deve lavorare nella persona a fianco, ma io credo che confessare i peccati commessi contro le altre è importante per poter chiudere con l'inconscio, togliere il demone di accusa e metterti a posto con Dio. Dio ti ha perdonato, sì, ma anche noi dobbiamo perdonare. No, no, anche se non perdoniamo, questo non toglie il fatto che Dio ci perdona, ma se non perdoniamo ci portiamo indietro tutta una vita di dolore innecessaria sotto i demoni sconfitti. Bene, non vedo altre domande. Se ci sono, beh, poi vi rispondo, casomai fatemelo in privato e poi faccio un video. Se non rispondo tutti non offendetevi, perché c'è quello che si offende, del tipo come sei bella oggi, perché ieri non lo ero. Cioè, se non rispondo a tutti, beh, sono umano, scusatemi, perdonatemi. Ci provo a rispondere tutti. E cerco di fare un video per quelli. Io so che domani devo fare un video con non so chi che mi ha fatto una domanda molto interessante. E gli ho chiesto di ricordarmela domani. Per quello... E martedì sono in viaggio, per quello forse faccio un video dalla nave. Vediamo, o strada verso la nave. Del resto ci vediamo... Isola d'Elba martedì, giovedì, Napoli venerdì, Roma sabato e Catania domenica mattina e primo pomeriggio nella chiesa del pastore Sergio Recupero, che appartiene al ministero Sabaoth della pastora Roslen, che Dio la benedica, la pastora Roslen. E ci vediamo a Catania, sarà un evento speciale, molto speciale, molto speciale. Ci saranno forse i fratelli di Giuseppe in giro. Bene, vi benedico ragazzi, che Dio ti strabenedica e perdona, perché guarda, sei libero, ciao a tutti.